La firma del primo contratto da professionista è stata una cosa molto emozionante, che aspettavo da tempo, e adesso che è arrivata, appena me l'hanno comunicato, sono stato subito molto entusiasta, e anche se so che è solo un punto di partenza da cui cominciare. Sicuramente la primavera è un campionato molto impegnativo che aiuta tanti giovani a crescere. Penso che questi 2 anni in primavera mi siano serviti molto e io sia migliorato, anche se ho ancora tanto da imparare. E per quanto riguarda le panchine in Serie A e l'esordio in Coppa Italia, sono state emozioni fortissime che non mi aspettavo di provare e che spero siano solo l'inizio. Dopo 7 anni nel settore giovanile della Reggiana, che sono stati molto importanti per me, dove ho trovato davvero un ambiente familiare che mi ha aiutato a crescere, è arrivata la chiamata del Sassuolo. Non ho avuto nessun dubbio sulla scelta da fare. Del Sassuolo me ne avevano sempre parlato bene, di come faceva anche crescere i giovani, e quindi non ho avuto alcun dubbio. E sicuramente anche queste 2 stagioni che ho già fatto qua a Sassuolo hanno confermato quelle che erano le voci. Avendo giocato tutti i ruoli dell'attacco, posso dire che quello in cui mi trovo meglio è la punta centrale, che penso che sia quello che mi si addice di più. Mi piace molto attaccare la profondità, giocare con i compagni, anche se di sicuro ho molte cose da imparare, molte cose su cui migliorare, ma cercherò di farlo sicuramente. Sì, il gruppo Sassuolo è una grande famiglia, si può dire così, perché lo è dalla dirigenza, agli allenatori, anche i compagni con cui mi trovo molto bene, anche perché sono fortunato che molti di loro siano miei coetanei e con i quali riesco a condividere questa esperienza. E molti altri siano ragazzi più esperti da cui c'è molto da imparare. Il mio obiettivo da qua in avanti è quello di dare sempre il massimo, e ovviamente il mio sogno nel cassetto è quello un giorno di giocare in Serie A e in stadi fantastici e di togliermi il maggior numero di soddisfazioni possibili. Come ho già detto, il debutto in Coppa Italia è stata un'emozione indescrivibile e inaspettata che spero di poter rivivere. E per quanto riguarda la salvezza in primavera, anche quella è stata un'esperienza fantastica, perché eravamo un gruppo davvero unito, con ragazzi molto molto forti, che ha avuto un po' di difficoltà, ma poi alla fine è riuscita a tirar fuori il meglio e siamo riusciti a conquistare una salvezza ad un certo punto anche inaspettata.